Ciao Monica. Ciao Lucio. Lori è qui con noi. Sediamoci tra gli scranni della chiesa. Iniziamo questa sessione. Sei già connessa, Lori? Vuoi che conti? Non serve. Va, dimmi come la vedi. Un po' di messa in cucina. Ha uno scialle sulle spalle e gira una minestra. È E lei? tutto quello che lei non vorrebbe essere. Ti dà l'autorizzazione? Quindi a lei non è una vita precedente in questo senso, questo è il senso Esatto. che la domanda. Vibrazione. 6 miliardi. Consapevolezza. 80%. PSPE. PS 39%. Vite precedenti. 2016. Cervello, percentuale di cervello utilizzato. Quasi 6. Frequenza se nella sua vita Lori non avesse conosciuto la Chiesa Battista. 56 miliardi. Miliardi? Ok. Chiamiamo nel cinema tutti quelli che frequentano la Chiesa Battista e che sono i suoi amici amorevoli. Entrano anche gioiosi, festosi, sono contenti di vederla, come in ogni momento, loro sono sempre felici di vederla. Ok, chi entra nel cinema vede tutta la sessione, non una parte. Loro PS sanno già che verranno dette alcune cose, verranno viste alcune cose, non dette. Vengono tutti? Tranne un paio tutti, sì. Ok, chi è che non viene? C'è un uomo e una donna che non vengono. Ma sono, partecipano alla chiesa o sono, c'è una specie di prete in queste chiese? Ah no, preti no, non ne vedo qua. Nel Ma senso, lì, vedo quelli che più. gestiscono la chiesa, non quelli che la frequentano e basta. Pastore, sì. Sì, ci sono. Al pastore? Allora, due assenti sono tipo, non so come se fossero, mi dà come figura nostra la perpetua. Il pastore e la perpetua? Tipo così, sì. No, Quindi non ci sono. loro due no. Peccato. Peccato che possiamo andare a vedere la genesi della Chiesa Battista. Sì, la moglie. Chiamiamo i responsabili, se esistono, i creatori della Chiesa Battista, in eterico. Made in USA. Ma la Chiesa Battista è quella dei cori, gospel, quello lì? Cantiamo tutti insieme? No. Mi viene tipo una specie di demone, che sembra Oh, un po'. secondo universo? Sì. Sembra uno Yeti, sai. Come si chiama? Yuk. La YUK. Y, Quando sì. l'ha inventata la Chiesa Battista? Mi fa vedere tipo un gioco di Monopoli, mi fa vedere che ci sono appunto delle entità a questo tavolino che creano vari tipi di religione che possono attecchire su differenti tipi di persone. Mi fa vedere che per quanto riguarda la Chiesa Battista attecchiscono delle persone, per esempio, anche veramente in buona fede, veramente anche semplici, umane. La Chiesa Battista è molto astuta in questo, ecco.
è riuscita a carpire questa fetta di popolazione. Però vedo che è un progetto quasi originario per tutte quante le religioni. E poi è stato sciorinato in diversi momenti della storia. Però era già stato deciso tutto a tavolino, insieme. Se il fedele X, anzi il fedele che ha introdotto Lori alla sua chiesa battista, l'americano, chiamiamo John. Se John, cioè il fatto che John frequenti la chiesa battista in America, negli Stati Uniti d'America, cosa gli ha dato? Cosa gli è costato? Mi fa vedere questo, come se questo John avesse una serie di ricchezze sue, di potenzialità sue, e mi fa vedere come viene gettata una rete che va ad impigliare queste sue ricchezze, queste sue potenzialità, una rete in cui lui stesso rimane incastrato. Per cui da che poteva avere queste potenzialità che lo in qualche modo elevavano nel suo percorso evolutivo, di fatto poi è imbrigliato, è intrappolato dentro questa rete. Quindi ha pagato, allora, John va a Walmart, no? Uno dei migliori supermercati al mondo, si compra un chilo di riso OGM e si porta a casa una t-shirt bianca, va alla cassa, paga dollars, ok? Quando va in una chiesa battista, in tutta la sua vita, cosa porta a casa? Qual è il suo chilo di riso OGM e la sua t-shirt bianca? E qual è la moneta che paga in cassa? E quanto? C'è un controvalore equivalente a quello che prende o di più? O di meno, quindi più sconto con lo sconto o con un sovrapprezzo. Lo paga il 500% in più. E E qual è la moneta? mi fa vedere che, tra l'altro, il riso che gli rimane è un riso inutilizzabile perché è stato tostato all'eccesso e quindi carbonizzato. Morto. Sì. E la t-shirt? La t-shirt è nera, però con chiazze rosse, imbrattata così. Nera d'oro con chiazze rosse, no, nera. Nera con imbrattata con delle chiazze rosse, come se fosse tipo Ma un era bianca. indovino. So, però ora è così. Nero cosa rappresenta e il rosso cosa? Io Il la volevo in nero bianca. è diventata così. Nero è diventato come il riso, nero come il secondo universo, e rosso mi dice come il sangue. Va bene, John nel cinema, insieme a quelli della Chiesa Battista Italiana di Lori. Adesso hanno tutti gli angoli in giù della bocca. Prima sorridevano. No happy, sad o poor. Come dispiace. Chiesa Battista. Bene. 2022, Lori, 2022 la Chiesa Battista, e tu segui le mie sessioni. Non ti dico che cosa si è staccato dal mio corpo quando ho letto il tuo punto ed è caduto per terra. Erano due oggetti del mio corpo. Due onde. Vuoi essere maliziosa, Monica? Monica con questa risata ti sei guadagnata 100.000 followers. C'è già un gruppo TikTok Monica Forever. Monica sa. Lori, interferenze eteriche. Ne aveva già individuata una molto correttamente ed è un uomo del tempo. Mi si presenta come, hai presente Lupin, il compare che era Jigen, che Jigen, sì. fuma. In questo caso fuma un sigaro, vedo. Jigen è molto uomo del tempo come caratteristica, è sempre in abito classico, non si vedono gli occhi, ha un cappello, sì, fuma, può non fumare, fumare l'uomo del tempo, è un classico abito nero
scuro, marrone, uomo. C'è una donna del tempo. Vabbè, adesso non so, sarà che è troppo facile, viene fuori Margot, che è molto provocante, quindi dall'illusione, ecco, perché il tempo spesso ha anche questo carattere illusorio, no? Che ti fa attendere, 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 e poi non succede mai niente. Quindi uomo del tempo, poi. Poi mi si presenta tipo una specie di monaco. Centenario, con la barba grigia lunga, i capelli crespi lunghi, secondo universo questo. Un anfibio. Dei rettili vari, fa vedere a terra che strisciano. C'è un'aquila, un falconiforme. L'aquila quando è arrivata nella vita di Lori? La vedo quando è andata a New York. Sai come mai? Qual è il simbolo degli Stati Uniti? L'aquila. Entità mentali? No, IDL. EDL che aveva prima di conoscere la Chiesa Battista e quindi John. Ne aveva uno. Uno non ce Quindi l'aveva. tre vengono dalla Chiesa? Di cosa le dicono all'orecchio? Sii felice, batti le mani, canta con noi. Vieni in chiesa, non andare in mezzo alla natura a guardare, ascoltare gli uccellini. Vieni qua, leggi i salmi, La credi gioia è nei Dio e salmi. Dio è fuori. Dio è fuori. Dio è fuori. Non ho nient'altro da dire. Entità mentali. Allora, mi dice, ce n'è una a livello 3, la chiama frutta fresca fuori stagione. Allora, come se ci fossero varie opportunità che lei desidera, varie cose a cui lei aspira, fuori dalla sua portata, fuori dalla sua portata perché magari adesso lei considera anche di aver superato una certa età o fuori dalla sua portata perché qualcun altro ha deciso per lei che siano fuori dalla sua portata. Questa poi mi dà 5 ed è un'esclamazione, glad col punto esclamativo. Ed è come una sorta di provocazione, di sfida continua ad essere felice, e ha varie sfaccettature questo. A volte appunto questa felicità che lei trova in questi luoghi di felicità illusoria, dove però si incontra con persone che hanno altrettanto una buona fede. E davvero credono di vivere la felicità, ma anche loro vittime dell'illusione di questa felicità. È proprio una cosa fittizia. E poi ancora altre situazioni che credevano, scusami, che Lori credeva le avrebbero dato felicità, ma che di fatto poi si sono rivelate una bolla di sapone, come questa relazione più che altro virtuale poi alla fine. E poi appunto questo suo voler rincorrere la felicità come un qualcosa che alla fine quasi non è per lei, cioè la vorrebbe tanto, a volte le sembra quasi di respirarla e poi va via. Anzi, non solo, questa felicità che aveva respirato poi si trasforma in fumo, in puzza di sigaretta. Quindi
E questa è la puzza di sigaretta che lei sente da alcuni tempi, un po' di tempo. Sì, a cui partecipa l'uomo del tempo, sì. Tre Tre, cinque altre. questa sua partecipazione alla Chiesa Battista, io la vedo che si è infilata in questa entità qui, perché gli dà questa illusoria sensazione di felicità e quindi appartiene alla 5 e allo stesso tempo, senza che lei se ne renda conto, le dà la inchioda a dei ruoli. Quindi comunque la fa sentire fuori stagione e che il suo posto quindi è il ruolo che lei ha già e poco più, qualche contentino in più. Ed è vero che su di lei, secondo me, non è così invasiva, ma per assurdo lo è di più. Perché su di lei non è che attecchisce rispetto al credo religioso, ma attecchisce intensificando ulteriormente le sue entità mentali, queste due che abbiamo visto. Poi la distrae. Diciamo che lei invece di essere altrove a creare veramente una crescita personale, lei è lì, perdere il tempo, è stand-by. Deve Lei è stare inchiodata. difficile, non riescono a tirarla dentro, ma riescono a bloccarla lì, in stand-by. È presente le due lineette verticali, le due torri gemelle dello stand-by, del pausa. Esatto. Ci sono altre entità mentali? Ma ce n'è una che mi si è nascosta, no? Perché ha come davanti un velo ed è a livello 6 ed è la femminilità. Mettere profondamente in discussione tutta la sua femminilità, sia da un punto di vista estetico, sia da un punto di vista più profondo, e da qui anche, il tumore che lei ha avuto al seno. Sia da un punto di vista di appagamento come moglie, come madre, come amante, quindi una femminilità proprio che è fortemente messa in crisi. E Altre. su questa, tra l'altro, interviene molto la Chiesa Battista. Nel creare questo aspetto un po' dimesso femminile. Guai se una donna va truccata, sistemata con i capelli sistemati, con un bel vestito, delle belle scarpe in chiesa. Non si va. Dio non vuole. Dio. Ok, altre? Si infilino in queste altre? Io No, ora ne altre vedo entità queste tre. mentali. Ok. Io vedo Entità queste però. mentali collettive, a cui lei è connessa da sola o attraverso le sue entità mentali. Sicuramente questa, Dio è fuori. La liberazione, la salvezza è Dio e Dio è fuori. E di questa, tra l'altro, lei non si è tanto resa conto, perché lei è talmente tanto concentrata, no? Sul benessere che gli viene dato da queste persone da un punto di vista umano, che non si rende conto che questo contesto le sta proprio insinuando dentro di sé questo concetto, che Dio non è dentro di sé, ma Dio è fuori. La libertà, l'evoluzione, la salvezza viene da Dio e Dio è fuori. Ok. Impianti. Mi fa vedere tipo come se fosse stilizzato un rosario, in cui va bene la croce qua, così nel terzo occhio, e poi il resto dei grani del rosario va ben intorno alla testa. Questo
Questo per l'impianto mentale. Poi mi fa vedere gola, entrambi i seni, le ginocchia. Mi fa vedere come le protuberanze delle ginocchia ricordino le protuberanze del seno. Aver colpito il seno era un po' come colpire l'articolazione delle ginocchia e quindi di nuovo tenerla ferma, in pausa, inchiodata al suo tipo di vita che sta facendo. Io vedo questi. Ok. Causa esoterica, anche se l'abbiamo già più o meno detto, del tumore al seno destro del passato. Molto questa entità mentale, sei femminilità, in particolar modo vedo come se la questione di essere diventata madre l'ha resa felice, ma fino a un certo punto. Come se una parte di lei si voleva procreare, però l'altra parte di lei voleva procreare per se stessa, cioè creare la propria vita, creare la propria strada, proprio quasi da single, svincolata, diciamo così, dalla famiglia. Quasi una lotta interiore fra queste due parti. Desiderio di fare una famiglia e quella invece di affermarsi anche a dei livelli molto alti professionali. Lo rifà sì con la testa dall'inizio della sessione, non te lo dico più, te lo dico adesso, giusto, che vale dall'inizio alla fine. Si riconosce perfettamente in questo. Se c'è una causa esoterica nella comparsa di un neo un po' particolare, un po' insolito e nello stesso punto simmetrico del seno destro dove c'è stato il tumore, nel seno sinistro. Remember, perché lei parla inglese. Remember, quindi ricordati che è ancora così, le cose stanno ancora così. Tu sei ancora in bilico tra la tua famiglia e la tua realizzazione personale e questo ti sta turbando ancora tanto, al punto da dover esternarsi, no? Tu hai bisogno di vederlo fuori. Causa esoterica della sua debolezza a livello di gola, malattie legate alla gola dall'infanzia a oggi. Sì, sì, c'è questo. Allora, c'è questo impianto che tra l'altro le ha favorito il fatto di non riuscire ad esprimersi veramente fino in fondo in quello che lei è. Lei è molto, molto di più di quello che lei riesce ad esprimere, sia ad esprimere con le sue scelte, ma anche ad esprimere con le sue parole. Con le sue stesse parole, con i suoi stessi discorsi, lei riesce ad arrivare fino ad un certo punto, ma è come se dentro di sé ci fosse un universo che è miliardi di volte in più di quello che lei riesce a tirar fuori. Lei non riesce a raccontarsi e a esprimersi a pieno. Ok, orecchio destro, problemi, causa esoterica. E veramente questo vociare continuo di stie di L, fastidio, frasi di ogni genere tipo depotenzianti, scoraggianti. Una a caso, la più o meno frequente, nel senso. A dove pensi di andare? Cosa pensi di trovare fuori dalla tua vita? Veramente credi che fuori dal tuo paese ti affermeressi? Pensate, un programma che dice queste cose a Dio, parte subliminale, anima che ha creato tutto, anche l'intenzione di fare questa esperienza. Questo è un programma, codice binario 0101. Ok. Guarda lì i 4DL, qualcuno mi vuole particolarmente bene mentre dico questo? Vogliono far finta che non ci sono, ti voltano le spalle. Poveri cretini. Ok, da piccola Lori
Ha due fatti particolari. Il primo è legge dei topolini con un'amica, è intenta nella lettura, appena si rendono conto che c'è anche un mondo intorno, non c'è più nessuno. È tipo una colonia, una scuola, una cosa così. E quindi è un tempo non tempo, poi continuano a leggere il topolino e a un certo punto si vedono circondati dalle maestre o i maestri, gli altri alunni, tutti molto preoccupati, tutti molto in panico, vengono messi in punizione, cosa avete fatto, cosa non, che dicono queste persone, che dicono che le bambine hanno fatto non sono vere. Che è successo? Abduction? Missing time. Tra l'altro mi dà una componente religiosa, per cui non so se effettivamente all'interno di questa colonia c'erano delle figure religiose, potesse essere collegato, diciamo così, Sì, no? pare sì. Ah, ecco. Pare. Erano già successe delle cose strane lì. Quindi, allora, aspetta, perché devo cercare di mettere insieme i pezzi. In questa struttura i bambini, vabbè, ma come la maggior parte delle strutture religiose, vengono usati, no, da un punto di vista energetico, e spesso sono frequenti le abduction nelle colonie in generale, in questi centri estivi, no, gestiti da organizzazioni religiose. E però era come se ci fossero due piani, un piano di abduction e un piano più reale, cioè dove c'erano delle figure religiose poco chiare che avevano fatto anche delle cose poco opportune ai bambini, e per cui di fatto c'era un alto livello di allarme, di preoccupazione da parte, diciamo, degli educatori, no? Ecco, si svolge su questi due piani, come una sorta di alleanza fra queste Operatori? figure. Scusami, ripetimi. Operatori? Sì, ecco. E di fatto delle abduction. Però forse non è chiarissima la dinamica. C'è il Vabbè, ma timore non di è neanche quel. così interessante, insomma. Vabbè. Quindi erano Dashon. Sì, erano delle abduction Sì, è lei rese l'amichetta. così forti proprio da questo clima religioso e pedofilo, posso dire così? Sì. Cattolico, non battista. Nella chiesa battista avvengono queste cose? In generale, dal quando è nata a oggi in tutto il mondo. Cioè, Sì c'è o no? proprio un problema di fondo, sì. Certo, ok, quindi non c'è nessuna differenza. No, siccome Lori mi parlava di contratti con la Chiesa Cattolica da cancellare, brutta cattiva, ma la Chiesa Battista va tutto bene, sono uguali. Il secondo episodio non lo ricordo più. Era in Comunque, tutto lo spiaggia. ricordo. Ah, in spiaggia, sì, quello. Già da adulta lì. E lì. Lei aveva vissuto appunto questa sensazione di missing time, e poi appunto successivamente aveva avuto questa fortissima, gravissima cistite. E lì era stata di nuovo effettivamente un'abduction in cui le avevano compromesso la sua parte femminile. È una parte su cui loro giocano molto, proprio perché umiliandola nelle parti femminili la tengono in pugno. Le impediscono che lei sia una donna che si realizza e fanno sì che lei sia una donna che viva una dimensione molto, 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 molto al di sotto dei suoi desideri e delle sue possibilità. Come si chiama il progetto di Lori? Exilium, mi viene. Esilio da cosa? Ah, sei tu che hai bisbigliato adesso? Scusa. Ah, ok, bene. Scrivevo e dicevo la domanda insieme. Ok. Multitasking, grazie al fatto che io non frequento chiese e non ho EDL che mi bisbigliano. Io mi dico, dai Lucio, scrivi. Dai Lucio, dai, dai Monica. Esilio da se stessa, sì.
dalla sua vera sé. È come se lei avesse preso distanze dalla sua vera sé, anche se in parte lei lo sta capendo, si è identificata in una finta sé, ma esiliata dalla sua vera sé, dalla sua vera PS, dalla sua autenticità. Proviamo una parentesi sul multitasking. Chi è multitasking? È più o meno libero? Per esempio, io dopo le mie prime sessioni personali, fatte su di me, da me, ho iniziato a vedere che la mia mano destra poteva fare delle cose e la sinistra contemporaneamente delle altre, e io avevo lo sguardo o solo su una mano o neanche su una. Quindi erano indipendenti, cioè una scriveva e l'altra spostava un oggetto perfettamente da un punto all'altro senza farlo cadere. No? E per te il tempo scorre diversamente che per gli altri. Cioè? Sei tu a decidere come deve scorrere il tempo, quante cose inserire in un lasso di tempo. Questo è vero. A volte il tempo è veloce, a volte il tempo è lento. A volte vale per me, a volte vale per tutti. Ma quando vale per me lo faccio io. Sei tu hai un buon controllo sul tempo. Il signore del tempo. Lo dico a Lori, ho fondato una nuova chiesa, la chiesa del tempo. Se vuoi, ti mando le prime rette da pagare, ovviamente, perché insomma, e poi ne parliamo. Dopo le prime 5 rette da pagare hai un libricino in omaggio con i salmi di Lucio. La mia sacerdotessa Monica celebrerà messa perché finalmente le donne possono al mio posto per i primi 5 anni. Va bene, Monica? Ma mi sembra che anche nella Chiesa Battista forse c'è qualche cosa per le donne in più, sai? Attendo anche le tue quote, ovviamente, perché per avere questo onore devi pagare svariate quote. Comunque Poi Lori mi sta crea. capendo. Sì, no, ma Lori ha pianto, si è asciugata con un asciugamano gigantesco le lacrime. Capendo. Ha fatto 50 milioni di sì, mi scrive delle cose sui fogli, ma poi non le inquadra bene, quindi non le ho lette tutte. L'ultima non l'ho letta, che devi mettermela in mezzo, non devi mettermela di fianco. Più lontano, più lontano, più lontano, pastore più su. Suore. Ah, e che. Ah, riferita prima forse, Sì, sì, quando era sì. bimba. Ah, erano le suore. Ecco, ecco. Mi Beh. taccio per sempre. Aspetta che adesso tu non vedi Monica, però mentre parliamo di suore io mi tocco i baffi e qua ho detto tutto e da lì come la copertina va bene. Chiamiamo la fiamma di Lori. Sì, c'è. Però lei ha ragione, essere attratta dagli Stati Uniti. Allora, quella zona lì, allora, quindi me lo fa vedere sull'Oceano Atlantico, sulla costa dell'Oceano Atlantico. Ma non è John. Un No, non lo è. uomo. C'è un uomo. Lo identifichiamo con un nome. Se è quello che tu vedi, non vuol dire che si chiamerà in quel modo, perché sennò poi uno diventa boh 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 boh. Però dimmi il nome che vedi. Walter. Chiamiamolo nel cinema. Viene? Quel valore che identifica un po', riassume un po' la vibrazione, la consapevolezza, il punto, come dire, energetico a cui uno è arrivato e che nello studio delle fiamme deve essere simile o uguale a quello dell'altra fiamma. Quanto è in Lori e quanto è in Walter? Scusami, mi sono distratta perché mi voleva far vedere come era Sì, vestito. Non lo so perché. dimmelo com'è vestito.
È un vestito elegante, mi fa vedere in particolar modo la cravatta, che lui per lavoro deve mettere la cravatta, mi fa vedere questi puntini molto piccoli, questi pois molto piccoli su uno sfondo bordeaux, pois tipo bianchi piccoli piccoli. E E perché a vuole farti questo, vedere questo? perché mi dice che lavora in un ufficio, in un grattacielo, che deve vestirsi così. Quanto è questo grande valore di Walter e di Lori? Quello delle fiamme. Quello che ti identifica chi deve fare un lavoro per arrivare all'altro o che deve fare un lavoro per arrivare all'altra. Lui è un po' più grande di lei e lo vedo proprio seduto su una poltrona, che potesse essere la sua poltrona d'ufficio. Mi sembra proprio quasi un grattacielo, perché poi dietro c'è la grande finestra. E che Grande di so che età? sembra un po' più grande di età, sì. Secondo me è sulla sessantina. Ed è come se. Forse non è molto poetico, però mi dice questo: ho riservato con la mia segretaria un appuntamento con lei, sarà valido in qualunque momento lei lo vuole. Come se tutti i giorni ci fosse uno spazio vuoto per lei, per quando vuole presentarsi. Lei lo potrebbe conoscere con in un ambito lavorativo, visto che sta cercando. A me pare questo, sì. Questa Bene. è una grande società, grossa, perché con tanti dipendenti, mi sembra di capire. Causa esoterica del fatto che quando cerca lavoro in un paese anglosassone, specialmente gli Stati Uniti, non ne va una giusta, nonostante capacità, tanti curricula mandati, un curriculum valido, molto valido, eccetera. L'uomo del tempo vuole mantenerla intanto lontana dalla sua fiamma. Poi le entità, tutte quante vedo che si danno tipo la mano in cerchio affinché lei non realizzi le sue potenzialità. Lei ne ha tantissime di potenzialità. Vedo che tra l'altro è una donna che nell'ambito lavorativo potrebbe veramente fare. Cioè, tirar fuori delle idee notevoli, ecco. E questo non va bene, quindi ovviamente viene sedata molto e ogni suo tentativo di andare all'estero viene bloccato. Causa esoterica del quasi copycat, cioè di questo quasi incontro solo virtuale con John. Con tira, molla, adesso lui la cerca, lei non ne vuole sapere, incontro furtivo a New York, bla bla bla. A lei appare questo. In verità, tutto quello che lui doveva fare è stato esaurito. Il suo ruolo, diciamo così, l'ha svolto completamente. E infatti lei adesso ha questa sensazione, no? Di volersene liberare, però allo stesso tempo di sentire un po' di malinconia del passato, perché il suo compito è terminato. Il suo compito era, per assurdo, lo so, però di farla andare nella Chiesa Battista. E il suo compito era di farle sentire un cuore che batte, delle emozioni, perché si rendesse conto che quello che ha non le basta. No, È la fiamma? No. no, È no, un'anima gemella? no. C'è stato un accordo molto importante fra loro due. E vedo quindi che il loro livello di affinità è il livello 3 e vedo proprio che si stringono la mano in questo patto affinché avvenga esattamente quello che è avvenuto. Per cui il suo compito è terminato, io vedo che è terminato. E perché lui insiste? Perché lui ha molta meno consapevolezza di lei. Ed è come se non si ricordasse, che il suo compito è finito. Lo trascina un po'. Ok, il
Il marito è un'anima gemella, almeno. Allora, in parte sì, perché comunque il livello 1/2 io ce lo vedo. Ed è stato l'uomo giusto, al momento giusto, per fare quello che ha fatto. Niente da ridire verso questo uomo, no? Da certi punti di vista. Da altri punti di vista ha veramente poco a che fare con lei. Non è l'uomo con cui Specialmente lei può adesso. sentirsi realizzata e felice, assolutamente no. Hanno proprio preso strade molto diverse. Lei e tutta la sua famiglia nel complesso, sì. Due Io non mi ricordo, Lori, tu hai due figli, un figlio, due figli, due. Uno, un figlio. Lo ne vedo. chiamiamo. E Tu ne cosa vedi sarà due? l'altro? Sì, cosa può essere un amico? Molto amico. Vedo due Aspetta. ragazzi. Una figlia, una figlia. Cugino. E allora c'è anche un ragazzo. Vabbè, c'è un altro ragazzo. Poi c'è Walter, c'è John, tutti quelli della Chiesa Battista con la faccina triste. Poi chi chiamiamo? No, il Nessuno. marito no. Non viene il marito. Viene? È passato e uscito. Va Ha bene, dato un'occhiata. gli lasciamo il Deplian dei prossimi video e dei prossimi film proiettati nel cinema. Chiamiamo il disincarnato, il padre di Lori. Mentre lo chiamiamo, subito apriamo il portale aureo, invitiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Lori, mi dici quanti ne arrivano e li facciamo subito passare, non il padre. 71. Padre arriva, 20 anni fa è mancato. Sì, arriva con le spine addosso. Con le Spine. spine? Dove? La corona di spine? Sul corpo vedo un po' di spine. Ma spine di rovo, di rosa, Di rovo, sì. Sì, di rovo. Ne ha passate tante. ne ha passate tante, poi forse lui stesso forse era diventato un po' spinoso, ecco. Gli diamo subito una VIC, così si rende conto che non era il padre di Lori, ma è una PS che ha fatto una PS teatrale come padre di Lori, in una microporzione di una linea temporale che non esiste. Detta così. È vera, ma è assurda. Infatti è diventato un fiore, appena preso la VIC è diventato un fiore. Non più un uomo con le spine, ma un fiore. Sembra un narciso, forse. Mettiamogli sotto uno specchio d'acqua, vediamo cosa fa il Narciso. Lago di montagna. Laghetto di montagna. Cosa fa? Si specchia. Voglio stare da solo. Non vuole lasciare un messaggio alla figlia. Cosa ci siamo inventati, eh? Lo Ah. Basta vedi cosa ci siamo inventati? la ne. Non ridi, Monica, oggi. Sei beata in quello che vedi. Un bel Sì. lago di montagna scelto. Sì. Non vuole dire niente? Lei l'ha chiamato, grazie a lei all'occasione di. Ringrazio perché sai che cosa? Che ormai è come se fosse questa ninfea qui, cioè non è più un narciso, è diventato tipo una ninfea, no? In questo lago. Quello che mi arriva è questo sentimento proprio di gratitudine per essersi liberato da quelle spine ed essere in un luogo per lui meraviglioso in questo momento, anche se sa che c'è un luogo ancora più bello che include questo, ed è appunto il portale aureo. Bene, lo può portare il lago e la montagna e la ninfea, tutto nella.
portale Aureo. Così la mette in condivisione con tutti gli altri e questa esperienza diventa ovviamente comune come lo è sempre. Vedo che le lava i capelli, le lava i capelli dentro quest'acqua del lago. Dice non credere ai battesimi religiosi. Va. Va bene, lo salutiamo. A quanto vibra adesso Lori? Sempre a 6? No, io adesso vedo 96. Allora l'alzeremo ancora di più andando al cluster con lei. Che brutto cluster. Che è successo? Oh, mi fa vedere, sai, quelle seggiole un po' scadenti di plastica che ci sono in alcune aule che vengono affittate tipo dentro le chiese. Così, mi porta in un luogo così. Queste Come sono i contratti? Quanti sono e come sono fatti? seggiole qui. Ok. Quelle di formica, quelle? Sì, ce ne sono anche di formica, oppure proprio di plastica molto basica. Detiene? No, si è Che proprio magari. stufata. Cioè, Magari proprio vedo Jesus che non vuole. sbuffa. Sbuffa. Ah. Ma Jesus poi si scoccia, poi lei va nell'inferno. No? Non le importa. Lei vuole la sua vita adesso, per sé, gestirla da sé. Ma niente Jesus, quindi non abbraccia Jesus nella sua vita, niente gospel, inneggiante Jesus. Nothing. Nothing, dice così. Ma la gioia è Dio, Dio è fuori, dice l'EDL. Sì. Mi dice blow out. Proprio che fa questo soffio lei. Le viene dalla gola, liberatorio Oh. dalla gola. Finalmente può dire quello che vuole. E con la gola, cioè il suono, la parola, il suono, la comunicazione, il verbo. Uno dei personaggi Marvel, mi sembra. Io non sono un appassionato, però ho visto un film di recente che non conoscevo questo personaggio. Ha un diapason in corrispondenza del terzo occhio. Ed è uno dei personaggi. E ha la bocca chiusa. È uno dei personaggi più potenti perché quando apre la bocca emette qualunque tipo di suono con la parola e dal diapason si manifesta una onda sonora che distrugge qualunque cosa davanti. Qualunque personaggio con qualunque potere è polverizzato dal suono. Il potere del suono. In modo simbolico, ovviamente c'è un sacco di sapere occulto, esoterico. Sapere di pochi in tutto il mondo, universo Marvel e affini. Comunque è una Quindi, delle facoltà medianiche, ovviamente, questa. certo. Cosa fa quindi dalla gola? Vedo proprio che c'è trachea e gola che vengono chiamate in causa per produrre questo respiro profondo che diventa un soffio potente. Per poter sradicare tutta questa struttura, per poter fare questo unico vortice di sedie che viene poi spinto all'interno del portale definitivo. E poi mette closed, le mette, la Ok, scritta proprio. chiudiamolo e creiamo, non soltanto togliamo, ma creiamo, di qua lei attiva la sua parte divina, tutti gli ad eternum che le pare e piace. Esempio, un ad eternum che si chiama forever, un ad eternum ad eternum, un ad eternum veritas. Woman. Woman. Parola, word.
Sun. Sole? O figlio? Sole. E vuole, sì, il sole, vuole il sole nella sua vita. Mi fa vedere questo ad Eternum Sun che va a posizionarsi sopra le nuvole. E le spazza via. Sì, le copre proprio, gli dà un altro significato alla sua vita. In questo momento le nuvole stavano proprio a indicare la sua pesantezza, greve come una nuvola, piangente come una nuvola. Viene sostituita dal sole. Ok, li mette qua nel cluster, adesso va all'avatar e vediamo come lo vede. Una donnina di casa. L'avatar gli avrebbe voluto un po' far fare questa vita qua. Non ci è riuscito tanto bene, perché lei si è opposta a più riprese e adesso più che mai. Allineata, ha ricamato sopra il grembiule da cucina, allineata. Ma lei non è allineata. Lo tiene l'avatar? No, 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 assolutamente. Fa di nuovo lo stesso gesto che ha fatto prima. E lo vedo che però lo fa in maniera più fluida, più spontanea, più naturale. Questa emissione di respiro dalla gola, che diventa proprio un tornado. Quindi lo Porta via elimina, lo mette in tutto. un portale Sì. definitivo. E mette tutti i suoi ad eternum personalizzati qua. Ok, i 4 DL chiacchieroni, l'uomo del tempo, il monaco del secondo universo, l'anfibio, i rettili, i serpentelli e l'aquila esistono ancora. Frutta No, non più. fresca fuori stagione, entità mentale 3, entità mentale 5, Glad, entità mentale 6, femminilità, esistono ancora. No, neanche. Exilium, lei in stand-by, esiste ancora? Impianti? No, non più. Via tutti. Nuova frequenza. Centotrentacinque miliardi. Nuova consapevolezza. 190%. PS. 52%. Vite precedenti. 1715. Cervello. 9. Cosa fa Walter nel cinema? Vedo di nuovo che si sistema la cravatta. Non vedevo tanto bene il suo viso, adesso me ne fa vedere metà di viso. Come se si stesse concretizzando un po' di più. Cosa fa John nel cinema? Non c'è più. La figlia. La figlia dunque guarda davanti a sé allo schermo e poi si gira indietro, come a cercare di capire dove deve andare, come se fosse davanti a un bivio. Quello che ha visto le piace, le risuona, ma sa che è un gran casino. Quelli della Chiesa Battista con la faccina triste. Molti si grattano la testa. Pensavo qualcos'altro. Li vedo in difficoltà, la maggior parte in difficoltà. Qualcuno vedo che la ringrazia, si è alzato in piedi ad applaudire, ma molti in difficoltà.
Messaggio finale di se stessa a se stessa. Dio a Dio. PSPE a lei. Tutti uguali sono queste frasi. Sono nuova di zecca eppure sono sempre la stessa. Quante cose sto comprendendo di me e del mondo. Mi sento pronta per realizzare la vera me. E vedo anche che inizia a prendersi un po' più cura di se stessa. Mi fa vedere dei fiori anche, mi fa vedere che li tocca questi fiori, perché in qualche modo è come riprendere anche un po' il contatto con la propria femminilità. E mi fa vedere come se ci fosse in lei la necessità, sì, di portare avanti la sua carriera con forza e con determinazione, ma allo stesso tempo di tirare fuori degli aspetti di sé, anche più creativi. Ok, frequenza. duecentoquindici 103, miliardi. 215, benissimo, abbiamo quasi finito. Se ipoteticamente, tanto possiamo fare tutto, no? In eterico, lei in questo momento fosse seduta davanti alla scrivania di Walter a fare il suo colloquio, a quanto starebbe? 890 miliardi. E come sarebbero i suoi occhi di Walter? Due stelle, scintillanti. Bene, disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.